Ciao ragazze, allora ciao a tutte e a tutti, nuovo video, sì lo so, ho salutato troppe volte, ma vabbè, niente, questo è un video prodotti beauty finiti, casa e mangerici, quindi non so cosa pescherò perché pesco a random, dunque ho la busta di Douglas perché ho cambiato busta per velocizzare un po', comunque niente, questa è la busta di Douglas, ecco qua. E niente, incominciamo perché sono tantissimi. Non so quanti siano, ma presumo tanti. Quindi a dopo. Bene, ragazze, oddio, mi stavo facendo male. Vabbè, niente, questa è la busta, ve la faccio rivedere. Sono tantissimi. E io comincio a random. Allora, come primo prodotto, comincio a farvi vedere i Dolciando Plum Cake, come si chiamano loro, con gocce di cioccolato dell'Eurospin. Sono buonissimi, ragazzi, mamma mia, mi hanno fatto una scorpacciata tutte le mattine, tutti i giorni, come stavo dicendo, no, non l'ho detto, nell'altro vlog di stamane che ho appena registrato. Sì, esatto, che io mangio a rotta di collo perché ho l'appetito avendo una maledetta estra maledettissima ulcera, ma vabbè. Poi cos'altro c'è per merenda? A spuntino sia mattiniero che pomeridiano ho mangiato come se non ci fosse un domani le Curds, ovvero queste Kinder che sono buonissime, fanno veramente la morte sua, sono troppo buone ragazze, wow, buonissime, vedete? Già. Poi Kinder Delice, buonissime altrettanto, ce n'erano un pacchetto da 10 se non erro, sì, buone. Buone, 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 mi sono piaciute, non mi soffermo troppo. Poi, tonno Rio Mare, buono anche lui, fatto in tutte le salse, non vi sto a dire neanche in quale, ovvero tonno con riso insalata, tonno con la pasta, in ogni cosa, insomma, in ogni dove. Poi, mozzarella, no, scusate, non è mozzarella, cosa stavo facendo vedere? Sì, no, non è mozzarella. Andiamo per i prodotti della. Vabbè, servizio. Come si può dire? Non servizio. Comunicazione di servizio, ovvero gli assorbenti, perché questa qua mi servivano a 2,90. L'ho finiti perché sì, mi necessitava. Qua c'è una mosca che mi svolazza, non so perché, ma vabbè. Poi ho finito il sapone della Mantovani. Dermoprotettivo, formula ipoallergenica, non so così perché non riesco a parlare, ma vabbè. Bagno neutro, poi con crema di fluida. Buono, 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 ragazze. Veramente molto buono. Sì, allora, profumazione veramente fantastica. Sa di, vabbè, adesso. Non so più di niente, però vi giuro che adesso sa un po' di. Non posso dirvi di cosa, però sì. Ah, acqua, sodium, lauretum, solfate. Un po' di alcol sa, ma non tanto. Più che altro sa di bagnoschiuma alla vaniglia. Non, sì, infatti, come c'è scritto è vaniglia, vedete? Che tonta io. Sì, vaniglia. Sa di vaniglia, vaniglia con alcol. No, sto scherzando, a parte scherzi. Ha un bel odore, ma non tanto. Comunque ci sento molto tanto tantissimo la vaniglia, molto tantissimo. Non so, vabbè, no comment, come sto parlando io oggi. Poi, a parte tutti questi prodotti finiti, beauty, casa e mangerici, ho terminato anche. Ah, ecco, due per la casa, due doppioni, che non sono due doppioni, ma Dexal ammorbidente, sì, freschezza di primavera. Ah, incontri avvolgenti come siamo noi professional, no comment. Questi qua, questi mi piacciono da morire. Hanno una profumazione meglio di altri detersivi ammorbidenti che ci sono in circolazione negli ipermercati, discount. Non mi viene a mente, Eurospin. E tanti altri ancora, Ushan, Conad, Coop e via discorrendo. Comunque, acqua e sapone, sapone e profumi, eccetera. Sì, mi sono piaciuti, però nulla, sono buoni, non ho nulla da dire.
Queste non so più dove metterle, vabbè, io le butto. Tanto poi devo cestinare tutto, perché devo andare a fare la raccolta indifferenziata, sì, o differenziata, vabbè, non... Mamma mia, ragazze. Profumazione ottima, direi. Poi, Vidal, il mio amatissimo Vidal. Ah, buono, buono, buono. Miele d'acacia e vaniglia, bagnaschiuma body wash. Come l'ho detto. Body wash. Nutre e rigenera, ragazze. Honey e vaniglia. Honey, honey, honey. Honey, honey, honey. Lo so che sono pazza. Vabbè. E vanilla. Eccolo qua. Vanilla. Ecco qua. Già. Buono, buono, buono. Poi 500 ml di prodotto, sì, sempre il suo solito formato, vedete? Solito formato, 500 ml, che è da PAO di 12 mesi, come sempre. Buonissimo, formazione paradisiaca, sì. Poi, ho finito, e non per importanza, Garnier Skin Active, acqua micellare, tutto in uno. Buona, 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 veramente ottima. E non brucia né nulla, non fa nessun effetto di allergia. È buona e basta, mi è piaciuta tanto. Poi, due deodoranti che ho terminato, adesso ne sto utilizzando sempre lo stesso perché questo mi è piaciuto, ma mi sono innamorata adesso di quest'altro deodorante della Dove, Invisible Drive, comicro talco anti macchie, extra asciutto, sì, deo stick, alcol, zero alcol, scusate, bro talco. Questo qui è buono però, boh, non saprei, mi piace di più questo, Dove. E l'ho finito, non ve lo apro perché sennò combino un macello qua. Questi li poggio qua. Non voglio che combinare un macello. Poi, finito e l'ho ricomprato. Sempre Mangerecci. Andiamo sui prodotti Mangerecci. Che bontà, che bontà, che bontà. Vidal, no, ma che Vidal? Sono fissata io con Vidal, va bene. Ok, mix di frutta muesli croccante, non potevo mettere la scatola, ho messo un pezzo di Vitalis della scatola, ovvero dell'apertura del Vitalis, che sarebbero dei cereali cameo alla frutta, un mix di frutta muesli croccante. Ragazze, che bontà, buonissimi! Sì, esatto, colluttorio, colluttorio. White e Fresh colluttorio Minactive antiplacca e antitartaro. Buono, ragazze, buono, ma non mi fa impazzire, però mi è piaciuto. Come devo dire? Sì, mi è piaciuto normale. È un come normale colluttorio, certo. Il Listerine l'ho provato, fa un'esplosione di pulizia profonda, proprio più intensa. Mentre questo è proprio. Sarà come dire, ma sarà come per dire, ma pulirà o non pulirà? Pulisce, pulisce, ma non buono come. Non per abbastanza bene come il Listerine. Ecco perché. Questo è dell'Eurospin, ma il Listerine che ho preso una volta ha il suo perché. Perché pulisce strabene. E niente. Poi. Garnier Skin Active mask body mask in tessuto, no, che body mask. Allora, maschera in tessuto Hydra Bomb 15 minuti di posa, ovviamente. Questa qua sarebbe, che ovviamente non so dove ci ho messo l'apertura, ma quando l'ho aperta, buonanotte, me l'ho schiappata in faccia, ciao ciao, capito? Ecco perché. Questa comunque è la mia maschera viso, buona, però mi sa che ho fatto uno sbaglio quando l'ho applicata, dopo che l'ho tolta. Ci ho messo il tonico, che mi sa che mi ha un po' seccato la pelle. Allora, ragazze, di che tonico parlo? Parlo del tonico Fior di Magnolia Eurospin.
Che pazienza che ci vuole la nostra pelle. Si è seccata. Qua sopra ero tutta screpolata e mi si era seccata la pelle. Con questa maschera vi giuro che non mi succede. Mentre col tonico dell'Eurospin, sì. Perché con questa no? Vuol dire che io ho fatto uno sbaglio. Dovevo applicare solo questa più la cremina da giur o da notte, da sera e tanti saluti. Quindi, lo so, è colpa mia. Devo stare attenta a cosa applicare sul viso. Vabbè, raga, non fa nulla. Per una volta ho sbagliato, non si ripeterà più. Quindi starò più attenta a sto punto. Bene, ragazze, questa maschera mi è piaciuta, non mi soffermo più. Niente, a posto. Comunque, ragazze, io qua ho una montagna di roba da buttare via. Busta ovviamente vuota, svuotata. Io vi saluto e ci rimettiamo quando ci becchiamo al prossimo video. Attivate la campanella, fatela diventare nera e poi commentate, spollicciatela in su e se vi iscrivete ovviamente. Se vi è piaciuto questo video, se passate qui per caso su sto canale frivolo come me d'altronde, ci vediamo per i prossimi video vlog, appuntamenti youtubiani, vlog, chiacchiericcio, svuota la spesa, outfit, se voglio anche ASMR, cucina, quello che verrà io porterò da qui in avanti su questo canale, sempre per non fare le stesse identiche cose, ok? A presto, ciao, un bacione.